Ciao a tutti, bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno? Anche oggi ricette super facili, perfette anche per l'estate. Quindi partiamo subito dalla colazione, una colazione molto semplice, ma sono sicura che vi piacerà tantissimo, perché si tratta di crepe fatte solamente con due ingredienti, avena e acqua, e possono essere sia dolci che salate. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. Vi occorrerà 50 g di fiocchi di avena e 100 g di acqua, quindi fino a coprire i fiocchi. Mescolateli bene, dopodiché dobbiamo semplicemente frullarli. Potete in questo caso aggiungere un pizzico di sale se le volete salate, oppure un pizzico di zucchero se lo volete dolci, o in alternativa non aggiungere niente. Vanno cotte semplicemente in padella antiaderente, qualche minuto per lato e le vostre crepe sono pronte. Potete farcirle come preferite, io ho utilizzato questa marmellata con zero zuccheri, oppure in alternativa potete utilizzare le creme proteiche. Passiamo al pranzo, un pranzo velocissimo, non dovete assolutamente cuocere nulla se non le patate. Dovete andare a mettere in un piatto della rucola, potete utilizzare la verdura che preferite, dei pomodorini tagliati a pezzetti. Ceci, questi sono ceci già cotti a vapore, li ho semplicemente sciacquati dalla propria acqua. Dopodiché andiamo a metterci le patate. Le patate che ho utilizzato sono patate già pronte, che ho semplicemente cotto al forno, potete cuocerle in friggitrice ad aria per fare prima, o semplicemente utilizzare delle patate lesse. Condite con un pizzico di sale, un po' di pepe e un filo d'olio. Passiamo allo snack, uno snack freschissimo ma super goloso e sano. Faremo dei gelati con lo skyr. Quindi prendete delle formine per gelato, io utilizzo queste in silicone. Andiamo a mettere il nostro skyr al caffè all'interno, dopodiché ci andiamo a mettere anche un po' di cremina al cacao che ho fatto utilizzando il caffè anziché l'acqua e ho dolcificato con lo sciroppo di agave. Così andremo a variegare il nostro gelato. Questo va in freezer tutta la notte, il giorno dopo sciogliamo un po' di cioccolato fondente e li andiamo a ricoprire. Il tempo che il cioccolato rapprende e i nostri gelatini sono pronti. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Questi sono perfetti dopo un lungo allenamento. Sono freschi e ricchi di proteine. Passiamo alla cena, anche qui una cena super facile. Allora faremo una bowl con salmone, un po' di riso e un po' di verdure. Allora, la prima cosa che faccio è cuocere il salmone in forno. Nel frattempo metto a cuocere anche il riso perché mi servirà a freddo. Una volta a freddo, questo è il riso basmati, vado a metterlo all'interno di un piatto. Ci vado a mettere al di sopra le verdure scelte. In questo caso io ho scelto dei cetrioli e un po' di avocado. Potete anche mettere, per esempio, delle carote. Ci metto anche il mio salmone cotto al forno, condisco con un filo d'olio, un po' di prezzemolo tritato e un po' di salsa di soia. E la mia cena è pronta. Come sempre spero tanto che queste idee vi siano piaciute. Io aspetto come sempre i vostri commenti qui sotto, vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!